Niente, inizio col dare la parola ad Antonio Mascalito, che si occupa di automazione e processo industriale, tecnico PA per l'industria, il quale ci illustrerà i numerosi vantaggi del metodo di raccolta differenziata porta a porta. Antonio Mascalito. Buonasera a tutti quanti, mi presento, sono Antonio Pascalito, sono un tecnico, mi occupo di ingegneria dell'automazione del processo industriale applicata alla produzione di energia, energia che può essere da fonti rinnovabili o da fonti obsolete quali può essere il carbon fossile. E nei primi anni della mia attività lavorativa mi sono prettamente occupato di rifiuti, mi sono occupato per la maggior parte di incenerimento dei rifiuti. Circa 12 anni fa parlare di incenerimento dei rifiuti, diciamo, non era molto carino, soprattutto per l'opinione pubblica. Quindi si è utilizzato un termine che era quello della termovalorizzazione. Ma capite bene che un rifiuto che finisce in un inceneritore non è valorizzato. Io questa sera comunque non sono qui per parlarvi del mio lavoro, non sono qui per parlarvi di inceneritori o discariche, bensì vi parlerò di buone pratiche amministrative, di buone pratiche sociali e di buone pratiche ambientali, quale può essere la raccolta differenziata. Prima di arrivare alla raccolta differenziata, però a parlare di raccolta differenziata, è bene chiarire un concetto. Il concetto è quello che in natura i rifiuti non esistono. La natura non produce rifiuti. Paul Connett, che è uno dei sostenitori, dei maggiori sostenitori, ma anche il padre, il fondatore della strategia rifiuti zero, utilizza una bellissima definizione, secondo me, per definire il rifiuto. Ossia, quando parla di rifiuto, lui parla di errore di progettazione. Che cosa intende per errore di progettazione? Lui dice: beh, quando io progetto qualcosa, non tengo conto di quello che accadrà dopo che questa cosa ha finito di vivere. Quindi io progetto un prodotto che diventerà un bene di consumo per il cittadino, ne progetto tutto quello che può fare durante la sua vita, ma non so che cosa farà, non progetterò quello che farà dopo. Ed ecco perché mi trovo d'accordo con Paul Connett quando parla di errore progettuale dell'uomo. Allora, dobbiamo cominciare a porci una piccola domanda, ce la dobbiamo porre come pubblica amministrazione, ce la dobbiamo porre come cittadini, ce la dobbiamo porre come società. Come possiamo intervenire su questo errore progettuale? Che cosa possiamo fare per ridurre questo errore progettuale? La risposta è semplice: noi come cittadini, come pubblica amministrazione, non possiamo fare assolutamente nulla, perché questo errore progettuale è un errore di concetto che parte all'inizio, cioè quando il prodotto viene creato. Noi non possiamo intervenire direttamente, ma possiamo intervenire indirettamente. E in che modo possiamo intervenire indirettamente? Allora, una prima indicazione ce la dà l'Unione Europea. L'Unione Europea dice: guardate, nel 1999, con la direttiva numero 31, dice: guardate, cari cittadini che volete diventare virtuosi, guardate, cari pubbliche amministrazioni che volete diventare virtuose, i rifiuti non devono, tutti quei rifiuti che sono biodegradabili, compostabili, che possono essere recuperati, riciclati, riutilizzati, non devono più finire in discarica. E quindi questa è una prima, diciamo, indicazione che ci dà l'Unione Europea. L'Unione Europea ci dà anche un'altra indicazione, che è quella che dobbiamo, non è una vera e propria indicazione, bensì è un obiettivo da raggiungere. Questo obiettivo doveva essere raggiunto entro il 31 dicembre del 2011 ed è quello di fare una raccolta differenziata, di arrivare a una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%. L'Unione Europea ci dice anche un'altra cosa: voi non dovete solo differenziare il rifiuto almeno per il 65%, ma dovete anche questo rifiuto portarlo al recupero, al riciclo almeno per un 50%. Allora, vediamo qual è lo stato dell'arte. Sì, ok. Allora, diciamo, qual è il metodo migliore per rispondere a queste indicazioni che ci dà la Comunità Europea? Il metodo migliore oggi, quello più sostenibile, è la raccolta differenziata. Qual è lo stato dell'arte oggi in Italia per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata? Diciamo che noi siamo già molto, ma molto lontani da quel famoso 65% di cui vi parlavo poc'anzi. Mediamente la raccolta differenziata in Italia oggi si attesta ad un valore del 35%.
35% che viene suddiviso al nord per un 50%, un 30% al centro e un 20% al sud. Quindi sicuramente adesso qualcuno di voi starà pensando: caspitina, quelli del nord sono bravi a fare la raccolta differenziata. Diciamo che non è proprio così, molti sono bravi a fare la raccolta differenziata. Se restringiamo il campo senza restare al nord, al sud o al centro, restringiamo il campo e vediamo quello che succede nella regione Puglia. Purtroppo non si vede bene, però vi posso dire che nel 2011 la regione Puglia ha differenziato all'incirca il 17% di materiale di rifiuto raccolto. Capite bene che questo valore è un valore veramente striminzito, no? Che non collima con quanto ci chiede l'Unione Europea. E già nei primi mesi dell'anno, nei primi 5 mesi dell'anno, diciamo che la situazione non è migliorata. Però in Puglia abbiamo anche dei comuni virtuosi, nonostante tutto la regione Puglia diciamo non sia un fiore all'occhiello per la raccolta differenziata, abbiamo dei comuni virtuosi che riescono anche a raggiungere il 67-68% di raccolta differenziata. Per favore, andiamo avanti. Ecco, uno di questi comuni è Melpignano, che riesce a raggiungere il 68% della raccolta differenziata. L'anno scorso si è attestato ad un valore di circa 68%, nei primi mesi dell'anno, nei primi 5 mesi dell'anno, potete verificare questi dati dal sito della Regione Puglia, nei primi mesi dell'anno si attesta ancora una volta intorno al 67-68%. Quindi il sistema della raccolta, nonostante tutto, diciamo ci sia questo non ci siano questi buoni numeri per la raccolta differenziata, però bisogna dire una cosa: che grazie alla raccolta differenziata molti materiali che prima andavano a finire in discarica o andavano a finire in un inceneritore oggi vengono recuperati, vengono riciclati, riutilizzati o compostati. Quindi capite bene che già questo è un vantaggio della raccolta differenziata. Un altro vantaggio della raccolta differenziata qual è? E parliamo in questo caso della raccolta differenziata porta a porta. Il vantaggio è quello di poter in qualche modo premiare il cittadino virtuoso, ossia quello che si impegna a fare una vera e propria raccolta differenziata. È possibile anche in qualche modo sanzionare o richiamare all'ordine quel cittadino che invece è meno virtuoso, quindi non tiene molto all'ambiente circostante o all'ambiente in cui vive. Questo è uno degli aspetti, ma ci sono altri aspetti che valorizzano la raccolta differenziata. Qualche giorno fa leggevo un articolo che parlava di consumo del territorio, no? Si raccontava in questo articolo che veniva consumato territorio a discapito dell'edilizia. Nonostante tutto ci fossero degli edifici, delle case chiuse che potevano essere recuperate, riutilizzate, si continuava a costruire, quindi sottraendo territorio all'agricoltura. Tra me e me pensavo che quell'articolo era incompleto perché non si teneva conto del territorio che viene bruciato ogni anno, che viene consumato ogni anno per l'apertura o per l'ampliamento di nuove discariche. Quindi capire bene l'importanza di sviluppare soprattutto per le amministrazioni, l'importanza di sviluppare dei percorsi virtuosi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Quando parliamo di raccolta differenziata, soprattutto le pubbliche amministrazioni devono essere lungimiranti. Mi spiego perché, vi spiego anche perché. Puoi andare avanti? Sì, vai avanti. Vi spiego anche perché. Molto spesso si fa raccolta differenziata sulla frazione secca. Per frazione secca intendo l'alluminio, la plastica, il vetro, la carta. Invece le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche porre una certa attenzione per la frazione umida. Quando parlo di frazione umida sto parlando di sostanza organica che non è altro, nient'altro che il rifiuto della nostra cucina, il rifiuto dello scarto della nostra tavola, lo scarto dell'orto o il rifiuto del giardino. Questo tipo di rifiuto, questa sostanza organica, può essere recuperata e può essere reintrodotta nel ciclo della natura. In che modo? Può essere compostata.
Grazie a degli impianti di compostaggio o di digestione anaerobica, è possibile da questa sostanza organica ottenere del compost, ma anche ottenere del syngas che poi verrà pulito, diventerà metano e quindi ottenere energia elettrica ed energia termica. Un'altra importanza della raccolta per quanto riguarda la frazione umida è quella che questo tipo di sostanza, questa sostanza organica, non finisce in discarica. Vi faccio un esempio banale, vi prendo l'esempio della mela, comunque un frutto, no? Generalmente un frutto è fatto d'acqua. La mela ha due fasi, una fase potrebbe essere quella che il contadino la raccoglie, quindi arriva a maturazione e cade a terra. Cade a terra, questa si decompone e diventa sostanza, nutrimento per l'albero stesso che l'ha generata. Non so se avete notato, ma all'inizio c'era un'immagine in cui si parlava della natura come di un ciclo virtuoso nel quale nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ed ecco, questa fase è un caso in cui la natura non crea, non distrugge, ma trasforma. Poi c'è un'altra fase, che è quella in cui il contadino raccoglie la mela e la mela arriva sulle nostre tavole. Dopo che l'abbiamo mangiata, per quel che resta della mela, abbiamo tre vie, tre percorsi. Un percorso è quello della discarica, e oggi succede quasi sempre questo, che finisce in discarica quella mela. Un altro percorso è quello dell'inceneritore, e un altro percorso ancora, che è quello virtuoso, è quello dell'impianto di compostaggio, oppure del compostaggio casalingo. Allora, nel primo caso, quando la mela finisce in discarica, o quel che resta della mela finisce in discarica, incontra delle altre sostanze che possono essere i residui di detersivo dei contenitori del detersivo, possono essere residui di tutto quello che si trova nelle batterie o nelle pile. Comunque, questa mela che si decompone, come vi dicevo prima, per la maggior parte è fatta d'acqua, incontra tutte queste altre sostanze e diventa un fattore prepotente di inquinamento, poiché si va a formare quel liquido che è chiamato percolato, che è un liquido altamente inquinante sia per l'uomo ma soprattutto per il territorio, per il terreno. La seconda via è quella dell'inceneritore. Capite bene che è una via improponibile, eppure la mela ci finisce nell'inceneritore. È una via improponibile perché? Perché noi impieghiamo energia per bruciare acqua, con tutto quello che ne consegue, una cattiva combustione, di conseguenza emissioni in atmosfera nocive per l'uomo e per l'ambiente. Come vi dicevo prima, quindi, vedete che la raccolta differenziata sia della frazione secca che della frazione umida ha dei vantaggi rispetto a quella che può essere la raccolta di zona o la raccolta obsoleta fatta con il cassonetto. Ci sono dei comuni in Italia e ci sono anche dei comuni che sono comuni salentini, tipo Corsano, tipo Alessano, che si sono dati un obiettivo abbastanza importante e si sono dati l'obiettivo di raggiungere rifiuti zero, ossia vogliono applicare nel loro comune la strategia rifiuti zero. All'inizio ho parlato di errore progettuale di un prodotto, di un bene di consumo che finisce poi al cittadino, e vi ho parlato di Paul Connett. Paul Connett è uno dei fondatori della strategia rifiuti zero. Che cosa si propone questa strategia? Non si propone solo ed esclusivamente arrivare a non portare più rifiuti in discarica, si propone una cosa ancora più ambiziosa, che è quella di intervenire proprio sull'errore progettuale, è quello di dire: ok, perfetto, questo materiale, questo prodotto, questo bene di consumo, finita la sua attività, finita la sua vita, dovrà essere recuperato, dovrà essere riciclato, dovrà essere riutilizzato. In rifiuti zero non rientra solo la raccolta differenziata porta a porta, ma rientrano altre strategie, rientrano altre iniziative che sono di riduzione e di prevenzione ai rifiuti. Un esempio di queste buone iniziative, di queste buone pratiche, può essere quello, ed è quello, del contrasto all'acqua in bottiglia, oppure quello di proporre gas, i gruppi solidali di acquisto, e proporre prodotti a chilometro zero. Oppure, ad esempio, ancora promuovendo i prodotti alla spina, quindi evitando gli imballaggi.
o almeno utilizzando pochi imballaggi che poi dovranno essere riutilizzati o riciclati. Ok, però io spesso sento dire dagli amministratori che non è possibile fare la raccolta differenziata perché la raccolta differenziata porta a porta costa troppo e quindi questo costo, questo aumento dei costi si ripercuote sui cittadini. Allora, la raccolta differenziata, qualsiasi tipo di raccolta che riguarda i rifiuti, è composta di due voci. Una voce è quella della raccolta vera e propria, ossia il pagamento degli uomini che servono per fare la raccolta e il pagamento per la manutenzione dei mezzi che servono per fare la raccolta. E l'altra voce invece è il costo effettivo di quello che si avvia alla discarica o di quello che si avvia all'incenerimento. Oppure, nei casi migliori, quando si parla di raccolta differenziata porta a porta, di tutto quello che si avvia a riciclo, a recupero, a riutilizzo. Quindi vi faccio un esempio banale. Se io ho 100 tonnellate di rifiuto che devo smaltire, ho due possibilità. O riesco a riutilizzare, a riciclare una parte di queste tonnellate di rifiuto e le porto in discarica. Capite bene che se io di quelle 100 tonnellate porto il 75%, quindi 75 tonnellate, in discarica, avrò un costo. Ma se faccio una buona raccolta differenziata e non porto più quelle tonnellate in discarica, ma le porto a differenziare, ad essere recuperate, ad essere riciclate, capite che in discarica ci finisce una quantità minore. Quindi una spesa minore da parte dell'amministrazione per quanto riguarda il costo dello smaltimento. E quindi in questo caso la raccolta differenziata diventa non solo una buona pratica ambientale, ma diventa anche una buona pratica economica oltre che amministrativa. Discorso diverso è nei casi in cui il conferimento in discarica avviene nelle discariche obsolete o il conferimento in inceneritore avviene negli inceneritori obsoleti. Questo perché? Perché molto spesso, purtroppo, queste discariche, questi inceneritori non sottostanno a quelle regole, a quelle restrizioni degli standard ambientali che ci sono oggi, proprio perché questo tipo di strutture, questo tipo di discariche, di inceneritori nascono molto prima di queste restrizioni. Quindi è chiaro che per un amministratore è molto più conveniente portare il rifiuto in queste discariche e in questi inceneritori dove il costo a tonnellata è veramente molto basso. Resta il fatto comunque che anche in questo caso un amministratore si deve dare quell'input e deve dire no, io devo fare per forza di cose una raccolta differenziata porta a porta perché faccio un bene all'ambiente, faccio un bene alla salute dei miei cittadini. Ok, quindi le pubbliche amministrazioni devono in qualche modo sostituire le discariche con ecocentri. Ad esempio a Melpignano, restando al discorso di Melpignano, c'è l'ecocentro dove i cittadini possono portare i loro rifiuti differenziati. Bisogna che pongano una maggiore attenzione per quanto riguarda l'incremento o il decremento dei rifiuti. E quindi operare da quel punto di vista e tendere al decremento di rifiuti prodotti. Devono fare attenzione all'aumento percentuale della raccolta differenziata e poi devono attivare dei sistemi virtuosi, dei sistemi tariffari che siano che debbano anzi invogliare il cittadino a fare la raccolta differenziata. E noi come cittadini che cosa possiamo fare? Beh, come cittadini, come vi dicevo prima, non possiamo intervenire direttamente su quell'errore progettuale, però possiamo chiedere alla nostra amministrazione, e parlo in generale dell'amministrazione, non dell'amministrazione di San Cesare, in generale alla nostra amministrazione dobbiamo chiedere che vengano attivati questi percorsi virtuosi. E dobbiamo fare attenzione affinché la nostra pubblica amministrazione faccia una corretta raccolta differenziata e soprattutto poi dobbiamo chiedere alla nostra alla pubblica amministrazione, comunque a qualsivoglia pubblica amministrazione, che cosa si fa di quel materiale, di quel rifiuto differenziato. Perché vi ricordo
che la Unione Europea non ci dice solo differenziate, ma ci dice anche recuperate, riciclate, compostate. Io ho terminato il mio intervento, dopo se volete fare delle domande sono a vostra completa disposizione, però vi voglio far ascoltare delle parole. Per favore, Sara, se puoi preparare il video, vi voglio far ascoltare il pensiero di una persona che è un attore, ma che impersonifica, in persona Peppino in passato. Peppino in passato era un politico, possiamo chiamarlo un politico, che si occupava anche di ambiente. È stato ammazzato dalla mafia tra l'8 e il 9 maggio del 1978 e nel film che ripercorre la sua vita l'attore dice un pensiero molto bello di Peppino Impastato, nel quale parla della natura e parla anche dell'ambiente e parla anche della bellezza dell'ambiente. E io vi rubo soltanto gli ultimi 2 minuti per farvi ascoltare questo pensiero. Porto il microfono anche questa volta. Siamo una parte infinitesima della natura, quindi quando costruiamo le nostre città, le nostre case su zone sismiche, ce ne dovremmo ricordare che la natura prima o poi, con le buone e con le cattive, si riprende quello che è suo. Quando costruiamo le nostre case sotto le pendici delle montagne, sradichiamo gli alberi, che sono importantissimi per fermare le frane e tutte queste cose, ce ne dovremmo ricordare. Però con Peppino in passato sono d'accordo su una cosa, che noi dobbiamo cominciare a ricordarci di quanto sono belli i nostri paesaggi. Dobbiamo cominciare a riguardare i nostri paesaggi, io parlo del Salento perché sono innamorato della mia terra, a riguardare il Salento con negli occhi la bellezza. Perché non è edificante, anzi è squalificante per il Salento andare per le stradine di campagna e vedere la monnezza lungo i cigli delle stradine di campagna. Non è edificante per il Salento rovinare un bellissimo paesaggio quale quello di Porto Miggiano, con l'edilizia, come dicevamo prima, parlavamo di consumo del territorio. Ecco, quello per me è un affronto alla natura, rovinare quel bellissimo paesaggio. Io vi invito soprattutto a chi è genitore o a chi lo diventerà, ma anche ad egli stesso, a far guardare i propri figli e egli stesso la propria terra con quegli occhi e vedere la bellezza della propria terra.
In questo modo, solo in questo modo, sono convinto che tutti quanti prenderemo a cuore l'ambiente, il nostro territorio, e tenderemo a preservarlo e a salvaguardarlo. Grazie.